Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone live in una domenica in cui ripartono i campionati e spesso ci vedrete in questa conformazione. Questa sera partiamo un po' prima, ma lo faremo spesso nel corso di questo anno perché ovviamente seguiremo il campionato di Serie D Girone F e poi, come nel caso di questa sera, saremo a Pescara per l'esordio della formazione biancazzurra di Alberto Colombo che affronta l'Avellino. Lo faremo con voi ovviamente qualora lo vogliate al 392-6237-060, ma lo faremo come vi abbiamo abituato in questi anni, con le immagini, con le voci del 91esimo, con anche qualche analisi, gli episodi da Moviola quando ce ne saranno ad accompagnarvi. Questa sera ovviamente per noi è un riesordio dopo tanto tempo, io sono in una posizione diversa ma come detto che sarà frequente nel corso della stagione, nella postazione in cui l'avete visto oggi ritrovo con piacere Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Ovviamente poi noi commenteremo la giornata di Serie D ma faremo un salto anche già da tra qualche minuto dall'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per Pescara Avellino per vedere le ultimissime di formazione qualora ci saranno le formazioni ufficiali con il nostro Paolo Renzetti. Si sta giocando oggi esordio per le squadre del girone C, che è il nuovo raggruppamento del Pescara, che l'anno scorso era nel girone B, quello centrale, adesso in questa stagione è andata a Meridione, unica squadra abruzzese nel terzo campionato nazionale. Si sta giocando anche in Serie A, vediamo rapidamente i risultati con il Verona che era sotto 1-0 con la Sampdoria e poi l'ha ribaltata 2-1 all'intervallo, alle 20:45 c'è Udinese-Roma. Queste le partite di ieri, le partite di domani alle 18:30 Monza-Atalanta-Salernitana-Empoli, alle 20:45 sempre domani sera a Torino-Lecce, ma ovviamente domani sera vi do già appuntamento per la prima di replay con Enrico Rocchi per valutare come sarà andata la partita di questa sera contro l'Avellino. Scendiamo in Serie B anche qui per vedere i risultati che vedono l'ultima in ordine di tempo su Tirol Pisa terminata 2-1 in favore della squadra di Bolzano in rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Ionita due volte rover su calcio di rigore. Questa è la giornata, qui siamo alla quarta addirittura giornata in Serie A, eravamo niente meno che la quinta ma si è cominciati molto molto prima. Vediamo adesso la Serie C, girone C, ci sono quattro squadre in campo e due partite, impariamo anche a conoscerle, le new entry del girone C. Giuliano Viterbese 2-0 per il Giuliano, Monterosi Cerignola 3-1, peraltro in questa partita tripletta di un attaccante abruzzese come Rocco Costantino. Adesso c'è una qui dovremmo essere sul 3-1 però, se non erro, a meno che non ci sia stata una correzione. Ah, c'è stata la correzione, 3-0, quindi siamo sul 3-0. Vediamo anche le altre partite, Messina-Crotone, queste iniziano tutte alle 20:30, quindi sarà insomma una serata assolutamente da non perdere. Catanzaro-Picerno, la grande favorita di questo girone C, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini esordisce al Ceravolo contro il Picerno, Fidelisandria Potenza, Foggia-Latina, Gelbison-Juve Stabia, Monopoli-Taranto, come detto Pescara-Avellino che è la partita che seguiremo da vicino e poi Turris-Virtus-Francavilla. Non vi facciamo vedere la classifica perché non avrebbe alcun senso. Vediamo invece il girone F di Serie D. Oggi prima giornata di campionato, Chieti Vasto Girardi 3-1, Cinzia Albalonga, Vigor Senigallia 1-1, Montegiorgio San Benedettese 1-3, Notaresco Matese 1-0, Nuova Florida Fano 1-1, Pineto Termoli, la partita più scoppiettante, ci ha raggiunto anche la nostra Roberta Di Santa in studio, tra poco la salutiamo, 4-3, Porto d'Ascoli Avezzano 2-0, Tolentino Vastese 1-1, Trastevere Roma City 3-1. Qui vediamo la classifica, ma è molto molto scolastica, 3 punti per chi ha vinto, 1 punto per chi ha pareggiato e 0 punti per chi ha perso. Chieti, San Benedettese, Trastevere, Porto d'Ascoli, Pineto e Notaresco 3 punti, Cinzia Albalonga, Fano, Nuova Florida, Tolentino, Vastese, Vigor Senigallia,
un punto e a zero Termoli Matese, Montegiorgio, Roma City, Vasto Girardi e Avezzano. Eccellenza, anche in questo caso i risultati della prima giornata: Giuliano Vortona 4-2, L'Aquila Nereto 4-1, Lanciano Albariatica 3-1, Montesilvano Fossa Cesia 1-1, Ovidiana Sulmona Castelnuovo 2-0, Reato Cuneo Angolana Sambuceto 2-0, Sant'Egidiese Capistrello 2-2, Spoltore Pontevomano 1-0, Torrese Delfino Curi 2-2. Anche qui la classifica è molto semplice: a tre punti ci sono Giulianova, Lanciano, L'Aquila, Ovidiana Sulmona, Reato Cuneo Angolana e Spoltore. A un punto Capistrello, Delfino Curi, Sant'Egidiese, Torrese, Fossa Cesia e Montesilvano. A zero punti Pontevomano, Ortona, Albariatica, Nereto, Castelnuovo e Sambuceto. Come detto, diamo la buona serata alla nostra Roberta Di Santi. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti quanti. Ben ritrovata dopo le vacanze estive. Allora, sì, cominciamo subito il nostro giro dei campi, perché poi con te parleremo di Pineto Termoli. Sì. Però iniziamo dal Vincenzo Savini di Notaresco, dove Notaresco batte 1-0 il Matese con un gol nella ripresa di Alessandro Gelsi. Vediamo. Il Savini e il gol di Alessandro Gelsi trascinano il Notaresco al primo successo stagionale, meritato, indiscutibile per quanto visto nel primo, ma soprattutto nel secondo tempo, interpretato con rabbia e agonismo da una squadra che un mese fa non c'era nemmeno. La rincorsa di questa comunità verso il girone F a livello di tempi ha del quasi miracoloso, ma la strada è ancora molto, troppo lunga. De Padre lancia dal primo minuto sia Sarli che Coscia, arrivati in settimana nel 3-5-2, che non correrà grossi rischi nei 96 minuti di gioco. Il Matese prova a fare la partita, ma il Notaresco è volitivo e tenta con Sarli, è arrivato da poco, la via della rete senza precisione. La replica a 5 giri di lancette più tardi con il traversone di Scipioni e Grauberg, che si allunga ma trova la deviazione in corner del suo marcatore. Intorno alla mezz'ora Gelsi trova il corridoio giusto per Sarli, ma la punta perde il tempo per la battuta e si fa rimontare da Riccio. La risposta campana al 31esimo, quando Ricciardi calcia in maniera potente ma troppo alta la punizione da buona posizione. La formazione di Tiziano De Parre nel secondo tempo sembra poter subire di più, ma fa anche più male quando attacca, merito di un Coscia che sale di livello e sulla destra crea per gli attaccanti rossoblù. Al 57esimo si trascina il pallone oltre la linea di fondo e la battuta di Gelsi è inutile perché il gioco è già fermo. Il Matese rischia di mettere il naso avanti con la girata aerea di Ricamato su corner di Ricciardi, su cui Scibe è attento, ma va sotto un minuto dopo. La transizione di Coscia e super, stavolta così come la diagonale di Gelsi che batte Palumbo e fa esplodere il Savini. Perrotti inserisce l'ex Esposito, ma è Sarli su corta ribattuta della difesa a sfiorare il bis a stretto giro per il Notaresco. Chi ci va vicino davvero è sempre Alessandro Gelsi, il suo siluro. Si stampa sulla traversa e quello successivo sfiora il montante alla sinistra di Palumbo. Nel finale Blando, entrato da poco, avrebbe una prateria per chiudere il match, ma Setola lo trattiene vistosamente e da ultimo uomo rimedia il rosso diretto, che però non chiude le emozioni, a chiuderle con la solita saracinesca abbassata e Clevis Sciba al 96esimo su Liccardi per una vittoria giusta, legittima, davanti ad un Savini che sembra idealmente aver ritrovato entusiasmo contagioso per i propri colori. Diciamo, mio padre è contento per i tre punti, ma io penso contento soprattutto per come sono arrivati e per i secondi 45 minuti che sono stati forse quelli che ti hanno soddisfatto di più. Sei d'accordo? Sì, dai, oggi era la formazione iniziale, è la prima volta che giocavamo assieme. Però io, prima di questo, prima di rispondere alla tua domanda, noi la partita l'abbiamo vinta, a mio giudizio, già alle 14:55, quando ho visto lo stadio, tutta questa gente, e i tifosi Notaresco, grande entusiasmo, per me già questa è stata una vittoria. Poi abbiamo affrontato una squadra importante nella categoria, e i ragazzi sono stati straordinari, perché è una squadra formata in 15-20 giorni, però sono stati veramente bravi. Faccio i complimenti a loro, siamo contenti per i tre punti e siamo contenti anche per la prestazione. È stato un mese difficilissimo, perché siamo partiti da zero, però piano piano c'ho ragazzi di qualità e bravi ragazzi, seri. Cosa manca ancora a questa squadra? Difesa, attacco, qualcosina ancora manca?
manca un po' in tutti i reparti, la puntelleremo in tutti i reparti, però siamo a buon punto. Cioè, era impensabile in 20 giorni riuscire ad essere così. Ripeto, sono felice per questo e faccio ancora i complimenti ai ragazzi e alla società. Mister Perrotti, primo tempo più tattico, secondo tempo più agonistico, forse la differenza l'ha fatta che un po' di agonismo in più l'ha messo il Notaresco, d'accordo? No, la differenza l'ha fatta il gol, perché secondo me la partita era molto equilibrata finché non si è sbloccata, la potevamo sbloccare noi come l'hanno potuta sbloccare loro. È chiaro che sapevamo che chi faceva gol per prima molto probabilmente vinceva la partita per vari motivi, per il campo, perché comunque erano squadre comunque ben messe in campo, quindi gli diventava difficile creare delle occasioni. Ripeto, hanno fatto con loro e alla fine l'hanno portata a casa, la partita. Giocheremo partita dopo partita e poi ci renderemo conto di quello che possiamo fare. È normale che dobbiamo migliorare come tutte le altre, siamo alle prime partite, però sono convinto che insomma alla lunga possiamo fare bene. Bene può fare il Matese, Andrea, forse il Notaresco oggettivamente per come è stata costruita questa squadra, per i tempi con cui è stata costruita, forse è una vera sorpresa, almeno all'esordio, oppure no, non più di tanto? In parte sì, il Notaresco e anche il Chieti, che vedremo più tardi. Ci pensavo oggi mentre facevo la diretta, cioè che le due squadre che erano un cantiere aperto, che dovrebbero lottare per, a mio avviso, per la salvezza, proprio perché hanno avuto diverse problematiche nell'allestimento dell'organico, querelle societarie, cambio di proprietà da una parte, cambio di proprietà dall'altra. Non mi aspettavo che si facessero trovare così pronte. Ora, parlando del Notaresco, poi parleremo del Chieti, invece anche con gli innesti fatti all'ultimo momento, tu hai esaltato, io non lo conosco, hai esaltato la prestazione di Coscia, questo ragazzo sì, arrivato da poco, che ha fatto anche l'assist per Gelsi. In poco tempo riuscire a presentarsi come una squadra così quadrata, pronta alla battaglia contro una compagine che è di categoria e che ha messo dentro giocatori di qualità come Esposito, come Ricciardi, va a merito del Notaresco. Se poi, come mi dici tu e come dice Tiziano De Patre, il pubblico che lo scorso anno si era scollato dalla squadra, ma direi forse più dalla società, è tornato in maniera compatta a tifare, a far sentire la propria voce di Alzavini, e l'ambiente lì si fa caldo, ricordiamoci quanti punti il Notaresco forte degli ultimi anni ha perso in casa. Oggi, se il buongiorno si vede dal mattino, il Notaresco potrebbe riavere il suo fortino, perché se il pubblico ti fa così ed è così caldo, aiuta poi una squadra che sulla carta potrebbe avere delle lacune, ma possono essere compensate in un altro modo. Poi citazione anche per Alessandro Gelsi, che insomma per tanto tempo abbiamo pensato potesse essere un giocatore non oltre l'eccellenza, lui figlio d'arte. Lo scorso anno in eccellenza ha giocato a Livorno, piazza di prestigio. Ora, decisivo quest'oggi, quindi bravo, bravo Gelsi. Assolutamente, peraltro per il centrocampo non è un mistero, questa è la traversa di Gelsi, non è un mistero l'interesse del Notaresco per Armand Key della primavera del Pescara, questo Armir Coscia, classe 2003, arrivato dallo Ionikos Under 19. Un plauso comunque sia a Tiziano De Barre che al DS Alfredo Natali, perché insomma e anche a tutta la nuova società che ha avuto nei referenti politici gli uomini hanno coagulato l'imprenditoria con Luigi Di Battista, che ha condiviso una parte del percorso con Salvatore Di Giovanni, che adesso si trova in prima linea come presidente di questa nuova società. Comunque una partita molto, molto intensa. Poi vedremo, chiaramente siamo ancora alla prima giornata di campionato, il Notaresco va completato. Quello che è certo è che si vede finalmente una nuova unione di intenti tra la comunità di Notaresco e la squadra di calcio, che già peraltro settimana scorsa aveva dato delle ottime risposte nella prima di Coppa Italia a Pineto, battuto solo dal rigore di Allegretti. Già lì avevamo visto che c'era
una squadra che si stava formando ed era molto interessante. Peraltro oggi mancava Bartoli, uno degli acquisti di centrocampo ex Tolentino su cui il Notaresco puntava, che proprio a Pineto si è fatto male alla spalla, ne avrà per un paio di settimane. Ovviamente auguri di pronta guarigione al ragazzo, perché servirà soprattutto in un'annata molto... Grauberg, giocatore che chiaramente con una spalla come Sarli, mentre a Pineto ha fatto, era stato un po' più isolato, aveva magari avuto delle occasioni un po' più nitide di testa, ma un po' più isolato, con un attaccante come Sarli vicino può essere un giocatore di manovra, probabilmente non da 20 gol a stagione, ma è un giocatore che può dire la sua in questa categoria, soprattutto perché spesso e volentieri ci sarà la necessità, perché Notaresco è squadra e comunque che deve lottare per la salvezza, ci sarà da buttare la palla avanti sperando di proteggerla il più possibile. Dunque complimenti al Notaresco, i complimenti dobbiamo farli al Pineto anche, perché ha vinto la prima, Roberta, contro il Termoli, con qualche sospiro di troppo, e dico la verità, siccome anche settimana scorsa ero stato al Mariani Pavone per la gara di Coppa Italia, gli ultimi minuti, anche in quel caso, non è arrivato nessun gol subito, ma anche in quel caso avevano un po' fatto tribolare, cioè una squadra che magari negli ultimi minuti aveva perso un po' di concentrazione. Sì, probabilmente sì, è vero che ci sono ancora delle defezioni, dei giocatori che non sono ancora totalmente recuperati, qualche defezione, qualche giocatore che non sta giocando insomma al top della condizione in questo momento, però è vero che insomma c'è una differenza piuttosto netta tra il primo e il secondo tempo di oggi. Un Pineto che è partito in maniera praticamente perfetta, ha approcciato la gara benissimo, dopo basta pensare insomma che dopo 10 minuti la squadra era già avanti di due reti a zero, ha chiuso la prima frazione addirittura sul 3-0, però poi dopo nella ripresa vuoi un po' il calo fisico, vuoi anche magari un calo di concentrazione per probabilmente sul 4-1 magari il risultato acquisito, insomma si è fatto un po' sorprendere dal ritorno del Termoli, subendo un pochettino troppo nella parte finale, rischiando addirittura di andarla poi a pareggiare questa partita, per cui un 4-3 che sicuramente insomma è da considerare positivo, bicchiere assolutamente mezzo pieno, perché arrivano i primi 3 punti della stagione. E se noi, questo lo dico anche ad Andrea, che lui è un po' il nostro almanacco, come dicevo oggi pomeriggio, ricordi gli inizi delle altre stagioni del Pineto, non sono stati sempre positivi, quindi il fatto che si cominci con il piede giusto, si inizia con il piede giusto. Assolutamente, poi, facciamo così, innanzitutto ci vediamo al tuo servizio, io dico okay. Anche in relazione, perché... Di solito 3 indizi fanno una prova, fino a questo momento ne abbiamo 2. Segnatevi Gurini, giocatore interessantissimo, sì, del Pineto, vivaio dell'Ascoli, classe 2003, molto segnatelo assolutamente, sono 2 indizi, non ancora 3, ma il terzo probabilmente arriverà. Pineto Termoli 4-3, servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto dà il là al campionato con un roboante 4-3 contro la neopromossa Termoli in una sfida che mancava dal palcoscenico della Serie D da ben 26 anni. Una vittoria di misura che mette in luce certezze, il buon primo tempo dei biancazzurri chiuso sul parziale di 3-0 e solleva qualche dubbio con i locali che nella ripresa subiscono il ritorno del Termoli che riesce a rimontare 3 reti. L'approccio dei biancazzurri alla contesa è perfetto, dopo appena 7 minuti la gara si sblocca grazie al diagonale col contagiri del giovane classe 2003 Gurini, che incrocia all'angolino e porta in vantaggio i locali 1-0. Passano 3 minuti e il Pineto raddoppia. Cigliano commette fallo in area su un Giambè e il direttore di gara accorda la massima punizione in favore dei locali. Allegretti dal dischetto non sbaglia, insaccando alla sinistra di Mora il 2-0. La reazione del Termoli al 13° con un'azione insistita dei giallorossi, prima dal limite romano in
impegna Mercorelli in corner, quindi ancora l'estremo di casa si fa trovare pronto a disinnescare sul corner successivo, quindi nuovamente Romano da fuori spedisce di poco alto sulla traversa. Ma al 27esimo i biancazzurri vanno vicinissimi al terzo gol con Losicco, che da due passi non riesce a superare un attento Mora. L'appuntamento con il Trieste è però solo rimandato. Al 42esimo Ngiambè ruba palla a Cestaro sulla tre quarti e va all'uno contro uno con Mora, superando l'estremo molisano e firmando il 3-0 proprio sul finale di frazione. All'intervallo, omaggio della tifoseria in occasione del 60esimo anno di storia del Pineto Calcio al presidente Silvio Brocco per l'impegno profuso in questi anni, con la consegna da parte dell'ex calciatore biancazzurro Beniamino Budiani di una targa ricordo. In apertura di ripresa Amao lo richiama l'autore del primo gol, Gurini, per inserire Mininkleri con Foglia arretrato a terzino sinistro, e proprio il numero 10 crea il primo pericolo al quarto minuto con un tentativo di rovesciata che impegna Mora in presa bassa, ma al quinto il Termoli accorcia le distanze con Carnevale che raccoglie il traversone dalla destra e con ottima scelta di tempo si inserisce insaccando di testa il gol del 3-1. E ancora Carnevale all'ottavo calcio alla botta dalla distanza che impegna a quei punti un attento Mercorelli. Ma l'entusiasmo ritrovato del Termoli viene spezzato al decimo minuto da un ispirato Allegretti che con una pregevole azione personale supera per la seconda volta Mora e cala il poker al Mariani Pavone. Un Allegretti che al 23esimo lascia tra gli applausi il terreno di gioco per far posto a Ferrini, col Pineto che passa al 3-5-2. Ma al 27esimo il Termoli accorcia nuovamente le distanze siglando la rete del 4-2 con la girata sotto misura del neoentrato Carnicelli che anticipa la difesa biancazzurra e insacca alle spalle di Mercorelli, la rete che riaccende l'entusiasmo dei tifosi molisani giunti al Mariani Pavone, che esultano all'85esimo quando Filogamo, con un insidioso tiro cross a spiovere, sorprende la retroguardia locale e riapre la partita firmando il 4-3 e dando il là ad un finale che mette in apprensione i locali costretti a difendersi dal ritorno dei molisani. Dopo 4 minuti di recupero il risultato però non cambia e il Pineto può tirare un sospiro di sollievo per i primi 3 punti stagionali conquistati. Termoli, che nonostante la sconfitta, esce a testa alta dal Mariani Pavone, soprattutto per quanto di buono confezionato nella ripresa, ma con qualcosina da registrare in frase di approccio alla partita. Sapevo fin dall'inizio che potevamo avere delle difficoltà, perché la condizione di diversi giocatori è precaria e si è visto, soprattutto nella seconda frazione. Avevamo anche 3 giocatori squalificati e è chiaro, contro una squadra organizzata come il Termoli, se non fai un buon filtro e non hai l'equilibrio come squadra, fai fatica. Noi siamo stati bravi in fase di impostazione e abbiamo fatto gli ottimi gol, però poi in fase difensiva sicuramente non abbiamo fatto bene, ma non è dovuto soltanto alla difesa, perché poi la squadra ha coperto male il campo e facciamo fatica a chiudere gli spazi e quindi il Termoli ci ha messo sotto fino alla fine. Però in questo momento, considerando tutte le problematiche, a me oggi interessava la vittoria, visto anche la tradizione nel primo turno di campionato, era importante partire con una vittoria. Abbiamo fatto soffrendo e prendiamoci questa vittoria sapendo che dobbiamo soltanto lavorare e sperando di recuperare la condizione di qualche giocatore importante. Purtroppo se non ci danno prima 2 schiaffi non ci svegliamo, questo è un dettaglio da andare sicuramente ad aggiustare con i ragazzi, perché poi quando giochi contro squadre forti come il Pineto ti fanno male. Ecco perché mi sono un po' arrabbiato fra primo e secondo tempo, perché dopo i 10 minuti iniziali poi dopo abbiamo cominciato a giocare, a fare la partita come voglio io. Purtroppo non siamo stati concreti nel primo tempo, mentre poi nel secondo abbiamo concretizzato qualche azione e abbiamo avuto anche tante altre situazioni dove potevamo fare meglio l'ultimo passaggio o concludere meglio in porta. C'è stata anche l'occasione per pareggiarla, però tutto sommato come prima partita mi accontento della prestazione, è normale che poi inizieremo anche a guardare il risultato. Assolutamente sì. Però Amao lo dice: intanto prendiamoci questa vittoria sapendo che comunque dobbiamo lavorare, perché intanto i primi 3 punti li mettiamo in cassaforte, che male non fa.
Assolutamente, sicuramente tra le note positive insomma c'è la vittoria e c'è il fatto che comunque il Pineto è riuscito a fare, come dicevamo anche oggi pomeriggio con Andrea, 4 gol, che comunque non è una cosa così usuale per i biancazzurri, quindi sicuramente queste tra le note positive. Invece per quanto riguarda il Termoli, sicuramente una prestazione al di là della sconfitta che comunque insomma, ha messo in luce anche insomma, le capacità di questa squadra poi di reagire, al di là insomma, di qualcosina da registrare, ovviamente in fase di approccio non è partita bene assolutamente la formazione molisana, però dopo aver preso le misure con il calo anche un po' di concentrazione del Pineto, anche il Termoli insomma, ha fatto la sua onesta partita e nonostante la sconfitta è uscito a testa alta dal Mariani Pavone oggi. Un paio di considerazioni che riguardano l'11 iniziale, questo modulo con il trequartista. Sì, che era stato provato anche 7 giorni fa, c'era Braghini, oggi Di Sabatino. Oggi c'è Di Sabatino, questo classe 2005, giovanissimo, che ti dirò non mi è dispiaciuto per quello che ha fatto vedere in campo. Ripeto, nel primo tempo è stato un buon Pineto, okay. Abbiamo visto anche delle buone trame di gioco anche a centrocampo, poi ovviamente un po' le defezioni, un po' insomma, i giocatori che comunque non sono ancora al top della forma hanno portato anche a qualche cambio magari prima del tempo ovviamente il centrocampo ne ha risentito un pochettino e quindi nella ripresa si è fatta un po' più di difficoltà, però il Pineto del primo tempo è sicuramente stato un buon Pineto e i giovani, devo dire, anche inseriti mi sono piaciuti, sia Gurini sia Di Sabatino in veste di trequartista. Oh, qui ci scrivono Amao che però sul 4-1 toglie gli attaccanti, permette ai difensori di difendere a 5 dietro. Insomma, vabbè, no, anticalcio no, però insomma qualche perplessità. Io adesso la prima giornata, però forse in questo momento molto viene le scelte di un allenatore anche conservative vengono, incoraggiami se sbaglio, vengono dettate anche dal fatto che siamo all'inizio e che magari prendere veramente prendere una sbandata e cominciare a vedere la rimonta, insomma, poi comunque l'avresti dovuti fare dopo i cambi, cioè adesso si va un po' più con la prudenza che poi magari a ottobre, novembre non ci sarà più, credo. Sì, io sono d'accordo con te sulla disamina, ovviamente quando tu comunque sei sul 4-1 è normale che ad un certo punto magari vuoi anche cercare di preservare, gestire, forse criticano, mi metto insomma nei panni di chi ha scritto, del tifoso che ha inviato l'SMS, magari criticano forse le tempistiche, si sarebbe potuto aspettare un po', però insomma ci sono anche delle considerazioni che vanno... Certo. Che vanno fatte insomma al di là insomma, al netto insomma, di tutto quello che dicevamo prima, anche vabbè, le assenze e così via, però ci sta insomma. Io invece direi che è stato il Pineto ad addormentarsi, perché ha preso dei gol un piccolino, non mi ricordo, il Carnicelli. Sì, ci sono state delle disattenzioni difensive. Ha beffato un giocatore alto come Della Quercia su quel cross tagliato che veniva dalla destra. Un altro gol preso con un colpo di testa a centro area tra i due centrali. Anche lì il rimpallo perso davanti a Mercorelli e c'è la zampata. È evidente che lì si è abbassata la tensione di tutta la squadra, in particolare dei difensori, quindi non penso che sia un problema di modulo o di mettersi a 5, è un problema che lì è scesa la tensione e sono arrivati questi gol che altrimenti una squadra come il Pineto con quei giocatori di quel livello non può e non deve prendere. Peraltro plaudiamo al fatto che si è vista una qualità lì davanti che fa ben sperare, perché certo, fare 4 gol. Questo è un po'... A proposito di qualità davanti, sì, ma ti chiedo veramente il dono della sintesi, dobbiamo andare in pubblicità. Okay. Se Njambè segna, Allegretti segna praticamente ogni partita, e Minclair e Maio avranno spazio. Ovviamente avranno sicuramente il loro spazio, assolutamente, perché comunque il campionato è lungo, le partite sono tantissime, per cui assolutamente avranno il loro spazio. Un Allegretti in questa condizione è tanta roba. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi Chieti Vasto Girardi.
Rientriamo con l'Abruzzo del pallone live, ovviamente parte numero 2, non tanto per questa sera, parte numero 2 rispetto a quella di oggi pomeriggio in cui abbiamo seguito l'evolversi delle gare sui vari campi di gioco. A proposito, ringrazio ovviamente tutta la squadra, Maurizio Daguin in regia, ma tutti i tecnici, i giornalisti che lavorano costantemente a questo prodotto. A proposito di partite che si giocheranno, vediamo, siamo anche in diretta con l'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia, eccolo qua tra poco con Paolo Renzetti in collegamento per le formazioni, per le ultimissime di questo match Pescara-Avellino. Intanto, sempre in collegamento, saluto Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao. Oh, abbiamo ritrovato i tuoi accrediti che ci mancavano tanto, la visione dei tuoi accrediti di dietro che sono insomma un cimelio, eccoli lì. Sì, sì. Oggi Chieti Vasto Girardi 3-1, facciamo così, ci vediamo il tuo servizio del successo del Guido Angelini di Chieti della squadra di Corrado Cotta e poi lo commentiamo insieme. Cinico, il nuovo Chieti targato Ettore Serra supera alla prima il Vasto Girardi e per ora dà un calcio allo scetticismo iniziale. Cambia Corrado Cotta, il tecnico teatino mette da parte il 4-4-2 scelto in Coppa Italia optando per il 3-5-2 con Spinelli nel retrovia da gire da braccetto con Ferrari e Damian Salto. Fischia Recchia di Brindisi. A rompere l'indugi e far pendere da subito l'ago della bilancia da parte nero-verde è un episodio dubbio a centrocampo. Lo russo va a terra dopo contrasto con Damian Salto, il direttore di gara fa continuare così dall'altra parte. La sfera arriva a Palmisano che non si fa ingolosire e serve il meglio appostato Riosa, per cui è un vero gioco da ragazzi mettere in rete e siglare la prima stagionale del nuovo Chieti. Vasto Girardi fatica inizialmente a prendere le misure del terreno di gioco ma trova l'occasione per pareggiare prima del quarto d'ora. Fiori sul settore di destra sfugge la marcatura di Pietrantonio e Spinelli, il pallone al centro e con i giri giusti ma incredibilmente lo russo da 0 metri mette sopra la trasversale. Il Chieti è costretto ancora alla difensiva quando di nuovo Fiori, classe 2003 molto interessante, taglia a fette la difesa e poi serve all'indietro Calemme contratto dalla difesa al momento della conclusione. Alla mezz'ora è ancora Vasto Girardi, Ruggeri al terzo tentativo da calcio piazzato. Alzato da posizione defilata colpisce da parte alta della traversa. Tegola nel Chieti poco prima del termine della prima frazione di gioco quando Pietrantonio è costretto ad alzare bandiera bianca. Per lui guaio muscolare. Al suo posto entra Di Innocenzo che va ad agire da mezzala con Masavuda ad allargarsi sul settore di sinistra. Nella ripresa pronti via Vasto Girardi trova il pareggio, complice però l'infortunio del portiere Vitiello che si fa sfuggire il tiro forte ma non difficile da controllare di Fiori. Sfera che resta nell'area piccola, il più lesso di tutti è Hernandez, seconda in stagione per lui dopo il gol in Coppa Italia. Neroverdi finora sulla difensiva si fanno rivedere in avanti al 16° e sono letali. Punizione corta di Poletto per Giacomo Rossi, trappola del fuorigioco che non si attiva e Ferrari lasciato libero in aria di testa mette la sfera all'incrocio dei pali. Gioia grande per il difensore da poco tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato. Colletti prova a scuotere i suoi cambiando modulo passando ai tre difensori ma questo apre gli spazi nel settore centrale del campo e proprio da qui nasce il tris neroverde. Barbetta lavora bene spalle alla porta e passaggio illuminante per l'inserimento di Giacomo Rossi che con freddezza mette alle spalle di Petriccione. Finale di totale sofferenza per il Chieti che subisce anche l'espulsione di Poletto per somma di ammonizione ma nei 4 minuti di recupero non accade nulla e Chieti che al triplice fischio può festeggiare i primi 3 punti del campionato. E noi abbiamo messo in campo tanti giovani, un gruppo nuovo e mi sembra che oggi abbiamo dato la risposta a tante domande e anche, chiedo scusa, a tante cattiverie che abbiamo ricevuto. Direttore, abbiamo visto l'abbraccio con Masavuda alla fine della partita, proprio lui secondo me ha cambiato la partita quando è stato spostato da quinto portandosi Fiore sulla sua marcatura e chiudendo tutte quelle che erano le iniziative del Vasto Girardi. Ma guardi, io Masavuda l'ho seguito l'anno scorso nel girone A, è un ragazzo che ho voluto fortemente, è un ragazzo di grandi qualità. E grande spirito di sacrificio come tutti, quindi non dobbiamo parlare del singolo, parliamo di tutti i ragazzi, ho abbracciato tutti perché noi siamo un gruppo, è un gruppo credo che veramente faremo qualcosa a livello calcistico. Ma io penso che dopo Cesario il nostro mercato sia chiuso, valuteremo successivamente, però credo che ormai noi per fino a dicembre, gennaio siamo a posto così. L'infortunio di Pietrantonio, già sapete più o meno l'entità, che cosa potrebbe essere? No, lo faremo domani, sicuramente avremo notizie, sarà nostro dovere informare con la speranza che Pietrantonio non abbia nulla. Questo. Domani saremo più
esaustivi. Purtroppo quando ci sono episodi negativi, e il gol del Chieti è stato un episodio negativo, nel senso che ci siamo distratti, purtroppo ci siamo fermati su un fallo non fischiato e prendiamo un gol così onestamente regalato, perché non c'è stato niente di costruito dietro questo gol, e poi la reazione non è stata delle migliori, però poi pian piano ci siamo rimessi giusti, l'abbiamo rimessa la partita e poi c'è stata un'altra disattenzione. Succede, perché comunque sono ragazzi, non c'è il minimo problema, si sono impegnati, hanno dato tutto, io comunque sono contento dell'impegno, naturalmente bisogna lavorare su tantissimi aspetti. Ma sì, Fiori è un ragazzo che ha comunque tanti spunti e cerco di lasciarli liberi questi ragazzi, perché molto spesso si fa secondo me l'errore di dire, sai, gli under no, devono solo stoppare e passare, devono fare le cose semplici, sì, devono fare le cose semplici fino a un certo punto, però poi devono avere anche la libertà di sbagliare, come fanno i grandi, e vanno supportati e difesi fino in fondo. Complimenti al Chieti che ha portato un'aggressività importante, ha messo la partita sotto un piano comunque caratteriale, e sotto quello sicuramente noi dobbiamo migliorare, siamo un po' venuti meno sotto questo punto di vista, però ci sta, dopo due ottime partite in Coppa, sicuramente non mi aspettavo una battuta d'arresto di questo tipo, però ci può stare, dovremo lavorare e migliorare costantemente. Oh, è un piacere rivedere Tommaso Coletti, seppur non più da giocatore ma da allenatore del Vasto Girardi. In bocca al lupo a Manfredo Pietrantonio, sperando, come ha detto il direttore, che non sia nulla di grave il suo infortunio e che il Chieti possa riaverlo presto. Mercato chiuso, Stefano, con l'arrivo di Cesario, anche D'Ambrosio, Bregasi, Patrizzi. Chieti ha chiuso qua. Sì, sono le parole del direttore sportivo, che oggi è arrivato nel post gara, ha parlato solo lui, ha parlato anche, come detto, di mercato, ha dato praticamente la fine del mercato per il Chieti, anche se secondo me potrebbe arrivare qualcuno in questi ultimi giorni di mercato per quanto riguarda i dilettanti, perché comunque il Chieti ha bisogno ancora di qualche giocatore, sperando che l'infortunio di occorso a Manfredo Pietrantonio sia recuperabile in qualche settimana, anche secondo me dal gesto che ha fatto il giocatore tenendosi l'inguine potrebbe essere anche uno strappo muscolare, quindi bisogna valutare questo. Comunque il Chieti per alcune giornate perde il suo capitano, perde il suo giocatore di riferimento. Assolutamente. Come l'hai visto il Chieti? Sembra una squadra, prima in apertura Andrea diceva, come il notaresco, non dico sorpresa, non diceva sorpresa, ma una squadra che probabilmente sta accelerando velocissimamente nella fase di maturazione. Sì, forse anche grazie all'esperienza di Corrado Cotta, che non è l'ultimo degli arrivati, non è un allenatore giovane, più giovanissimo, e quindi riesce forse anche con la sua esperienza a cercare di dare quei dettami tecnici e tattici a tutta la squadra in breve tempo. Sicuramente ci sarà da lavorare, una rondine non fa primavera, soprattutto in questo caso, perché il Chieti è partito in ritardo, 20 giorni di ritardo, ha cambiato società, ha cambiato allenatore, ha cambiato tanti giocatori, ricordiamo che è rimasto solo Manfredo Pietrantonio e forse Di Innocenzo, perché giorni fa è andato via anche Cristian Ventola, quindi è una squadra totalmente cambiata e ci sarà da lavorare bene. Non bisogna montarsi la testa con questa vittoria, sicuramente, però è una vittoria che darà stimoli al Chieti e all'ambiente. Stefano, avevi selezionato un episodio da Moviola, immagino, sì, che sia sul gol dell'1-0, sì, del Chieti. Sì, che è quello che dai là poi al gol del vantaggio di Riosa, c'è questo fallo sullo russo da parte di Ferrari, comunque al contrasto tra Ferrari e Damian Salto, il direttore di gara non fischia, i giocatori del Vasto Girardi fanno l'errore invece di fermarsi e poi via libera all'attacco, all'andata all'attacco del Chieti, che poi finisce con il gol di Riosa che mette a segno il vantaggio. Stefano, che sensazione hai? Che fallo, cioè quell'incrocio delle gambe là sotto, non col primo uomo ma forse col secondo, con Ferrari più che con Damian Salto, e secondo me il fallo c'era. Roberta? Secondo me anche. Io
sono convinto meno le gambe, di voi. C'è un sono incrocio alle gambe meno di voi, nel senso che è spalle alla porta, però non mi sembra un'entrata tale da, cioè mi sembra che sia un vezzo un po' degli attaccanti che spalle alla porta appena sentono un contatto vanno giù per prendere calcio di punizione, no. Guadagnare allora sì, allora, so, allora so. Il direttore di gara forse è stato ingannato dal fatto che non c'è contatto tra i corpi in alto, però forse secondo me nell'incrocio delle gambe un tocco c'è. Però, c'è l'altro giocatore, come diceva Stefano, che impalla un po', perché io credo, anch'io credo che se il contatto c'è è con il secondo giocatore, io credo che un tocco ci sia. Andrea, tu che ne pensi? Che è difficile sbilanciarsi perché sicuramente se c'è fallo è fatto dal secondo giocatore del Chieti, non quello che si vede in primo piano, ma è quello che vediamo in primo piano, il 2 copre il momento, esatto, in cui ci potrebbe essere il contatto. Certo, anche io noto che il centravanti del Vasto Girardi va giù un po' troppo malamente, ha accentuato un po'. Quindi in parte sono d'accordo con Jacopo. Sì, nel senso che sicuramente ci sarà stato un contatto, però probabilmente spalle alla porta, un tocco veniale, insomma, può anche essere non sanzionato. Anzi, spesso e volentieri dovremmo anche abituarci a questi falli, a meno che non ci sia un contatto nettissimo. Oggi il direttore di gara ha arbitrato sostanzialmente all'inglese, cioè oggi si è giocato molto a Chieti. Viva Dio, meno male. Sì, infatti. Meno male. Stefano, resta con noi perché tra poco, io non so se abbiamo Paolo Renzetti, perché ci sono le formazioni ufficiali di Pescara Avellino. Peraltro io, insomma, oggi ho seguito la prima parte dell'Abruzzo del Pallone Live. Andrea, te hai dato le probabili, diciamo che ne hai prese 11 su 11. Sul Pescara sì, nell'Avellino ci sono due novità, ma erano insomma dei ballottaggi, però effettivamente nel Pescara giocano gli 11 che abbiamo visto oggi nella schermata. Ok, appena magari abbiamo in collegamento Paolo che ci ascolta, possiamo andare da lui così ce le facciamo dare. Eccolo qua. Ancora giustamente in divisa estiva, perché insomma la temperatura immagino che non sia rigidissima, Paolo. Tanto buonasera. Sì, buonasera Jacopo. No, sì, buonasera, sì. Buonasera a te, Andrea, ovviamente ai nostri telespettatori. No, fa ancora caldo, a livello di temperatura siamo ancora in piena estate e c'è anche qualche zanzara di troppo da queste parti. Ah, ecco. Ecco, vabbè, quello purtroppo è... La zanzara, diciamo... si chiama Gaetano, la zanzara, no? No, credo di no. Sì. Credo di no. Ci dai le formazioni, Paolo? Tutto confermato nel Pescara? Nell'Avellino? Sì. Un paio di giocatori? No. Sì. Sì, 4-3-2-1 per i biancazzurri con Plizzari in porta, Cancellotti, Pellacani in grosso e Milani in difesa, Germinario, Kraja e Mora a centrocampo, Cuppone e Dele Monache a supporto di Lescano, Avellino 3-4-3 con Marcone in porta, Iglianes, il grande ex, Aia e Zanandrea in difesa, Ricciardi, Franco, Dall'Olio e Casarini, ex Lanciano a centrocampo, in avanti Canute, Murano e Guadagno. Dunque queste le formazioni per quanto riguarda i 2-11. Ricordiamo che nel Pescara sono assenti due giocatori per infortunio, Crecco ed Aloi. Aloi è anche squalificato. Nell'Avellino l'ultimo arrivato a Trotta, assente anche lui per squalifica. No, Casarini gioca per l'Avellino, come sì, Casarini, Franco Casarini e Tito, non Dall'Olio che è in panchina. Sì. Pardon, sì. Correzione. Sì, scusami, c'è stato sì. Rispetto alle formazioni che avevamo dato oggi, c'è Casarini e non Dall'Olio, e c'è Guadagni al posto di Di Gaudio, tenuto dentro Canutè, che ha vissuto un periodo particolare perché sembrava fosse in uscita, giocatore che non ha avuto il rinnovo di contratto a scadenza, ma poi c'è questo aspetto, Jacopo, no? Che il giocatore deve essere rinnovato, altrimenti non sembra che non si possa giocare, ma insomma anche nel Pescara c'è Cancellotti, c'è Ingrosso, assolutamente, ma sì. Non è che il rinnovo sia obbligatorio, no. Assolutamente, diventa una specie di lascia passare per far parte del progetto, cioè se rinnovi fai ancora parte della squadra anche se magari hai ancora un altro anno di contratto. Vabbè, questi sono, diciamo, i vezzi che poi
Poi è sempre il mercato che diciamo che rimette ordine alle cose, un po' come gli svincolati di qualche tempo fa, adesso non li vuole quasi più nessuno. Vai Paolo. Sì, abbiamo anche le panchine ovviamente, sì. Per quanto riguarda il Pescara, Sommariva, Daniello, Palmiero, Jabois, Colai, Vergani, Brosco, De Marino, Boben, De Sogus, Meic, Tupta e Saccani. L'allenatore ovviamente Alberto Colombo. Se la memoria non mi inganna, nell'undici iniziale del Pescara ci sono solo tre reduci della passata stagione, ovvero sì, il giovane Delle Monache, che però aveva giocato poco nel passato. In grosso e Cancellotti, e per il resto diciamo per 8 undicesimi una formazione completamente rinnovata. C'è stata una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo per quanto riguarda il Pescara. Se è per questo, sono rimasti pochi reduci, non ce n'è neanche uno, non c'è. In panchina invece zero reduci della passata stagione, proprio è tutta nuova, assolutamente rinnovata. Esatto, un Pescara completamente rinnovato, con un nuovo allenatore, con un sistema di gioco nuovo, e speriamo anche con nuove motivazioni e soprattutto con maggiori soddisfazioni. Anche l'Avellino, un po' meno del Pescara, però ha rinnovato molto rispetto allo scorso campionato. La formazione bianco-verde ha subito anche un po' negli ultimi giorni, le ultime settimane, le critiche della tifoseria per un mercato che i tifosi irpini non hanno ritenuto forse all'altezza della situazione. Però vedremo poi che cosa accadrà in campo. E già questa sera, quello di questa sera è un test probante per il Pescara, ma anche per lo stesso Avellino, che è formazione che per ambizioni sicuramente mira ad un campionato di vertice. Sì. Dirigerà l'incontro Tremolada di Monza. Assolutamente sì, peraltro nell'Avellino in attacco è andato via un ex Pescara come Riccardo Maniero, è arrivato qualche giorno fa Diego Gambale, che l'anno scorso tifosi del Pescara e non solo ricorderanno nelle fila dell'Aquila Montevarchi. Oggi peraltro già le prime sorprese nel girone B, sì. A proposito di chi dice che il girone B è un po' più semplice del C, la Cesena, una delle grandi favorite, ha perso in casa 1-2 con la Carrarese. Una curiosità su Tremolada di Monza, che è l'arbitro che ha diretto Avellino Foggia, che è l'ultima gara dell'Avellino dello scorso anno, col Foggia di Zeman che riuscì a passare e dunque a far chiudere la stagione all'Avellino. Fu la partita che poi fece esplodere la rabbia dei tifosi, ma anche della dirigenza, della proprietà dell'Avellino, tanto da arrivare a questo semi-repulisti dell'organico. Quindi l'Avellino ha finito con Tremolata di Monza la stagione e riprende da lui. Speriamo che l'esito sia lo stesso. Abbiamo anche la panchina. Sì. Sì, dell'Avellino, che non avevo dato, con Pizzella, Antignani, Rizzo, Garetto, Gambale, Russo, Di Gaudio, Ceccarelli e Matera, Dall'Oglio, Maisto, Auriletto, Moretti e Mikoski. L'allenatore è Roberto Taurino. Paolo, prima di ridarci la linea definitivamente, poi andremo a vedere il pareggio della Vastese e la sconfitta dell'Avezzano. Al di là adesso ovviamente della temperatura, che adesso è estiva, poi più in là nei mesi sarà meno accomodante, però ti chiedo se questo nuovo corso Colombo, nuovo corso dell'Icarri, ha riportato, almeno nelle presenze che tu puoi aver visto lì nel piazzale antistante lo stadio Adriatico Cornacchia, c'è un maggiore interesse, un maggior afflusso di persone, cioè c'è nuovo credito nei confronti di questa squadra oppure no? Direi che c'è maggior credito, perché lo si era visto già ieri durante la seduta di rifinitura, quando alcuni tifosi, gli ultra della Nord, avevano incoraggiato la squadra, ma si è visto anche dai numeri della prevendita per quanto riguarda la gara odierna. Fino a ieri sera erano stati venduti 3.661 taglianti, ci saranno anche 500 tifosi avellinesi, crediamo che nella giornata di oggi sicuramente possano essere stati venduti altri biglietti, e quindi si andrà credo abbondantemente oltre le 4.000 presenze, che come dato iniziale, come prima giornata di campionato,
può ritenersi di questi tempi un dato incoraggiante. Chiaramente dovrà essere la squadra a riportare il grande pubblico allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, però diciamo che vedere questa sera oltre 4.000 persone sugli spalti potrebbe essere già un fatto positivo, e se poi dovesse arrivare anche una vittoria, credo che dalle prossime partite il dato sarà sicuramente aggiornato in aumento per quanto riguarda le presenze sugli spalti. Assolutamente, assolutamente. Poi insomma noi ce l'auguriamo, anche perché si parte subito forte, cioè prima giornata, seconda, la terza è già un turno infrasettimanale. Col Crotone. Sì. E tra l'altro leggevo ieri che a Catanzaro sono attesi 7.000 spettatori per la gara contro il Picerno oggi. Va bene, andiamo avanti. Poi ovviamente apriremo tutta una serata in compagnia di Pescara Avellino. Rivediamo rapidissimamente le formazioni con l'ausilio della grafica per chi le avesse perse. Eccolo qua, Pescara con Plizzari tra i pali, Cancellotti in grosso, Pellacani e Milano in difesa, Germinario, Craia e Mora a centrocampo e poi Cuppone delle Monache alle spalle di Lescano. L'Avellino invece, Marcone tra i pali, Janes, Aie e Zanandrea in difesa, Ricciardi, Franco, Casarini e Tito a centrocampo, tridente con Canute, Murano e Guadagni. Fischio d'inizio alle ore 20:30, ovviamente noi lo seguiremo. Andiamo avanti però, ci andiamo a vedere il pareggio della Vastese 1-1 a Tolentino di questo pomeriggio. Solo quattro elementi della passata stagione nella nuova rosa del Tolentino per il via della nuova stagione del girone F della Serie D. Novità anche in panchina, dove ad allenare la formazione Cremisi è stato promosso Maurizio Mattoni, mentre come secondo è stato chiamato un ex giocatore Cremisi, Ettore Ionni. Debutto al della vittoria per i padroni di casa contro i biancorossi abruzzesi della Vastese, con Bagine anche questa quasi completamente cambiata rispetto allo scorso anno, ma certamente assai più blasonata e ricca di giocatori anche di categoria superiore. Fin dal fischio d'inizio ben 7 under nella squadra di casa, come d'altronde già successo nella gara di Coppa Italia in casa della San Benedettese. Solamente 4 reduci dell'anno passato nella distinta del Tolentino, Salvatelli e Stefoni in linea difensiva, Mengani e Cicconetti sistemati nella zona di campo più avanzata, entrambe le squadre schierate in maniera speculare con il 4-3-3. Il primo sussulto degli ospiti dopo appena 4 giri di orologio, Maiorano mette al centro, ma gli attaccanti biancorossi non sfruttano a dovere l'occasione createsi. Al 13° sono invece i padroni di casa a collezionare la prima opportunità, l'inzuccata di Domenico Vitiello va direttamente a spegnersi sul fondo. Al 14° viene invece messa alla prova la reattività del portiere locale Simone Moro, classe 2002, che prima respinge la conclusione di Busetto non trattenendo il pallone e poi deve fare gli straordinari per arpionare la sfera direttamente dai piedi di Di Nardo. Al 22° ancora il terminale offensivo ospite, Di Nardo prova una rovesciata all'altezza dell'area piccola di rigore e il pallone che si spegne sul palo alla destra di Moro. 10 minuti più tardi i padroni di casa ripartono in velocità, Salvatelli dalle retrovie lancia capitan Cicconetti che fa quasi mezzo campo da solo accentrandosi, sparando però fuori dallo specchio della porta abruzzese. Il risultato cambia al 41°, sempre dalla destra palla di Di Nardo all'incrocio per Busetto che pennella per la testa di Maiorano e che questa volta non perdona e porta in vantaggio la formazione di Ferrazzoli. Nella ripresa il Tolentino parte a testa bassa, all'ottavo Vitiello, dopo essere entrato in area di rigore, viene atterrato dall'estremo difensore Pittarresi. L'arbitro decide per il rigore in favore dei padroni di casa. Dagli 11 metri Vitiello spiazza il portiere e realizza così la prima rete in maglia Cremisi. Partita che ritrova il risultato di parità. Gli ospiti collezionano una grande occasione al 22°. Di Nardo, accerchiato da due difensori cremisi, trova lo spazio per la conclusione. A portiere battuto, il pallone finisce nuovamente sul palo per poi ritornare sul campo di gioco. Intorno alla mezz'ora punizione per i locali. Testa di Vitello para Pittarresi. Al 37° Busetti conquista un calcio di punizione da buonissima posizione. L'onere dell'esecuzione a capitan Mattia Altobelli, che mette però sopra il montante. Al 39° da sinistra a destra Tankovic apre per Lagia, appoggio per Adorni che però mette tra le mani dell'estremo difensore ospite. Nonostante 7 minuti di recupero si chiude la gara con il risultato di 1-1. Un buon viatico per entrambi le formazioni che muovono così la classifica. Allora, mister Ferrazzoli, 97 minuti ben giocati da entrambe le formazioni che hanno cercato la vittoria e non hanno tirato mai la gamba indietro. Sì, è stata una buona partita, poi
il campo d'erba molte volte è bellissimo, ogni tanto si trova anche un campo d'erba, però quando ti alleni sempre sul sintetico potrebbe metterti in difficoltà. Infatti i primi 20 minuti siamo stati un po' in fatica, però dopo i ragazzi hanno fatto, diciamo, una buona prestazione e sotto potevamo essere un pochino più precisi e cattivi in alcune situazioni. Ci ha detto un po' di sfortuna sui due pali di Nardo e siamo stati molto molto ingenui sull'azione di rigore, quindi era l'esordio, è una partita difficile perché il Tolentino sapevamo che era una squadra frizzante. Siamo contenti a metà perché siamo consapevoli che poteva essere, insomma, potevamo fare la prima vittoria, però ripeto, dopo c'è stata un'occasione per il Tolentino, quindi se alla fine è uscito il pareggio bisogna accettarlo. Sicuramente dobbiamo migliorare nelle due fasi, ma questo lo sappiamo, e il rammarico è quello che dobbiamo accelerare tantissimo, perché questi sono due punti secondo me che abbiamo buttato, portando sempre il massimo rispetto al Tolentino, perché anche il Tolentino ha creato le situazioni da gol, però credo che se avessimo vinto non c'era niente da recriminare. Allora, mister Mattoni, buona la prima, tanta emozione per gran parte dei giocatori. Sì, è vero, buona la prima perché affrontavamo una squadra forte, una squadra che ha dimostrato sul campo il suo valore. Dall'altra parte ha trovato una squadra combattiva, una squadra che si sta riorganizzando, ricostruendo, atteggiamento fantastico da parte di tutti i ragazzi, non hanno mollato fino alla fine. E magari con un pizzico di fortuna in più l'occasione alla fine poteva regalarci la massima soddisfazione, ma ritengo che sia giusto un pareggio, una bella partita all'esordio, c'è da lavorare, ma sono contento. Pareggio per la Vastese, Andrea, rapidissimamente, per quello che abbiamo visto almeno dagli highlights, è una squadra che davanti soprattutto, o comunque in generale, avrà la possibilità di fare male. Abbiamo visto Di Nardo, un palo clamoroso, una rovesciata, la punizione di Altobelli, insomma è una squadra costruita. Ci sarà Ricciardo. Ci sarà Ricciardo, è una squadra che dalla tre quarti in avanti la possibilità di fare male c'è. Assolutamente sì. Devo dire che è stato un discreto debutto. Non so qual è la reale forza del Tolentino, che lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione, ha perso diversi elementi importanti, ha perso l'allenatore, quindi penso abbia in parte ridimensionato, però non so qual è il reale valore del Tolentino. Se dovesse fare una discreta stagione il Tolentino, questo punto della Vastese acquisirebbe maggiore forza, detto che, ma dalle parole di Ferrazzori lo si capisce, c'è del rammarico, un po' perché è ripassato in vantaggio, un po' perché hai avuto delle occasioni per fare il secondo gol, poi alla fine hai rischiato anche la beffa, ma sarebbe stato troppo. Però dopo la partita con il Vasto Girardi persa in quel modo, intanto segnaliamo che la Vastese come prestazione è migliorata decisamente rispetto alla gara di Coppa. Poi è chiaro che si voleva l'intera posta, non è arrivata, però io penso che la Vastese debba fare una buona stagione a fari spenti, senza grandissime pretese, e poi vediamo cosa viene fuori. Questa è una gran giocata. Sì, sì. Avevo dei dubbi, ci scrivo, ma rigore contro la Vastese è giusto. Stefano, squadra chiaramente che ha cambiato tantissimo a partire dalla guida tecnica, ovviamente parlo della Vastese, ma è una squadra che almeno nelle intenzioni dovrebbe stare con una discreta continuità e sicurezza nella parte sinistra, o sbaglio? Secondo me non sbagli, e aggiungo, da non vedere la Vastese iscritta al campionato di Serie D a una prestazione e dei nomi del genere arrivati in estate, è il bianco e il nero, cambia tutto. Perché noi abbiamo avuto paura di non vedere la Vastese, noi come addetti ai lavori dell'ambiente di abruzzese Serie D, abbiamo avuto la paura di non avere questa squadra in asse di partenza dopo le parole di Bolami in estate, alla fine del campionato, i problemi del campo. Invece la squadra, invece la società in estate non ha lasciato, non ha abbandonato, anche se ci sono state delle vicissitudini comunque per cercare di cambiare società, comunque non si è lasciata. Questo col duo Scafetta Bolami, e invece si è raddoppiato facendo una squadra che secondo me può
bissare i playoff della scorsa stagione. Occhio all'incognita campo, però. Sì, sì. Sì, c'è sempre l'incognita campo, però sperando che arriverà l'ora di tornare a giocare all'Aragona con i tifosi. Sì, peraltro ho fatto un po' sorridere Ferazzoli, ha detto ogni tanto troviamo anche un campo in erba, fa sempre piacere. Adesso stiamo un po' disabituando, Roberto. Loro sì, però cioè, loro giustamente hanno fatto, come dicevamo con Andrea, a telecamere spente la preparazione ad Agnone, quindi su un campo in sintetico e giustamente poi questo incide. Comunque insomma credo che la Vastese c'è da ovviamente da ancora da lavorare, è partita anche lei in ritardo per tutto quello che ricordava Stefano, per cui sicuramente con un po' di collante in più tra i reparti e un po' di lavoro in più per creare insomma questa un po' più squadra, ecco, sì. Sicuramente vedremo delle belle cose, ne sono certa. Oh, l'unico neo di giornata è l'Avezzano, unica abruzzese sconfitta nel girone F a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli. Ci vediamo in servizio. Inizia bene il campionato del Porto d'Ascoli per distanza. Aia. Ok, tra poco lo vediamo. Intanto facciamo un po' il punto, Roberta, perché noi settimana scorsa io e Andrea eravamo in diretta e non ho fatto in tempo a dire il Lavezzano ha fatto bene a confermare i torti e dopo 20 minuti 20 sì. È arrivata l'esonero di torti. Conosciamo l'irruenza del presidentissimo. Con il cambio di panchina con Scorsini. Ecco, estate quantomeno tribolata. Assolutamente, conosciamo l'irruenza del presidente Paris, sicuramente avrà avuto ovviamente le sue ragioni per andare ad un avvicendamento della panchina. Adesso dopo questa sconfitta non credo che ce ne sarà un altro di esonero. No, vabbè. Oddio, no, credo di no. Credo di no, cioè, io no, penso che... Era una battuta la mia, ovviamente, in attesa di vedere il servizio. No, assolutamente, però insomma è estate tribolata. Sicuramente è una società che ovviamente si riaffaccia alla Serie D dopo aver vinto il campionato di eccellenza. Anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda la rosa, che giustamente è stata rinforzata per un campionato di Serie D. Anche in questo caso c'è bisogno di vedere un po' di che la squadra si amalgami un pochino. Adesso vedremo ovviamente la prestazione di oggi. Purtroppo si è partiti con una sconfitta, sicuramente anche in questo caso, forse ancor più che negli altri che abbiamo analizzato finora, ci sarà tanto da lavorare per cercare di registrare al meglio la formazione. Anche se tu, Andrea, non eri così convinto che l'Avezzano sia stata rinforzata come si dovrebbe per un campionato più su rispetto a quello che ha disputato l'anno scorso. Rispetto allo scorso campionato, sono convinto che tra Serie D ed Eccellenza ci sia una discreta differenza e quindi qualche conferma poteva esserci, a mio avviso troppe conferme. Poi è chiaro che anche tutti questi avvicendamenti a livello di staff dirigenziale, lo stesso allenatore confermato, poi messo in discussione, poi confermato ufficialmente, fa una gara di coppa, poi lo si esonera per prendere un allenatore che magari ha delle capacità, però viene da un altro ambiente che è quello laziale. È vero che ci sono quattro squadre nel girone F che sono del Lazio, però Scorsini penso che sia la prima volta che fa da allenatore il girone F. E quindi il problema principale a mio avviso è che l'Avezzano doveva essere riassestato meglio a livello di organico, poi tutti questi avvicendamenti magari non hanno fatto bene. Comunque due gare ufficiali a San Benedetto del Tronto contro il Porto d'Ascoli, due sconfitte diverse, perché l'altra volta l'Avezzano era passato in vantaggio, oggi da quello che abbiamo capito l'Avezzano ha fatto poco o niente.
e quindi questo può essere un piccolo campanello d'allarme. Vedremo le prossime gare casalinghe se l'Avezzano riuscirà a calarsi bene in questa categoria. Il presidente ci tiene molto, però ripeto, non vorrei che a un certo punto l'Avezzano vivesse un'altra rivoluzione di organico al prossimo mercato prima che chiuda questo. Ci vediamo adesso in servizio, Porto d'Ascoli, Avezzano. Inizia bene il campionato del Porto d'Ascoli che a distanza di 15 giorni dal match di Coppa batte di nuovo l'Avezzano grazie a una doppietta nel primo tempo di Verdesi in una gara che non ha avuto praticamente storia, abruzzesi che non hanno mai tirato nello specchio della porta. Ciampelli sceglie il trio d'attacco Spagna, Verdesi, Battista, mentre Scorsini alla prima sulla panchina biancoverde opta per un 4-4-2 con Dos Santos e l'ex Pendenza come punti di riferimento. Partono bene i Riverazzi che già dopo 5 minuti si rendono pericolosi. Angolo di Battista, sponda di D'Alessandro per Sensi che in area piccola mette in porta, ma l'assistente ha la bandierina alzata e l'arbitro annulla. Al 17esimo altra doppia occasione Orange. Battista calcia una punizione, Sensi colpisce di testa col pallone che viene respinto. Arriva Petrini che spara sul fondo. Trascorrono 60 secondi e la gara si sblocca. Lancio di Battista verso Spagna che conclude. Gerbic respinge ma nulla può sul tapino di Verdesi che firma il primo gol della stagione. L'Avezzano si scuote e conquista due punizioni dal limite che non vengono sfruttate né da Zanon né da Dos Santos che calciano sulla barriera. Al 35esimo termina la partita dell'ex Pendenza, costretto ad alzare bandiera bianca. Al 41esimo arriva il raddoppio. Pacchioli e Caparbio a mantenere vivo un pallone in aria. Poi arriva Verdesi che lo recupera prima che superi la linea di fondo. Converge verso il centro e fa partire un diagonale che si infila in rete con l'aiuto del palo. Nella ripresa ritmi si abbassano e il Porto d'Ascoli bada a controllare il gioco. Per vedere la prima azione dobbiamo attendere il 13esimo quando da una punizione di Battista il pallone arriva ad Alessandro che fa sponda di testa per Spagna che ci prova in girata ma il pallone finisce fuori di molto. Al 24esimo il numero 11 Orange si mette in proprio ma Gerbic è attento. Al 31esimo Sensi commette fallo su Pellecchia, il direttore di gara gli estrae il secondo giallo e conseguentemente il rosso. La superiorità numerica però non scuote affatto gli abruzzesi che si rendono pericolosi solo con Pellecchia e poi con Marietti, ma in entrambi i casi il pallone non inquadra lo specchio. Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale per una vittoria netta per i Riveraschi che conquistano il terzo successo consecutivo tra campionato e coppa. Per l'Avezzano ci sarà tanto da lavorare per condurre in porto un campionato senza particolari patemi d'animo. La cosa che prima di tutto mi preme fare è ringraziare questa squadra e lo staff perché mi permettono oggi in una giornata particolare per la mia famiglia, per me, di dedicare questa vittoria a miei figli perché oggi è il loro compleanno e di farlo anche direttamente anche a mia moglie. E questo è l'aspetto personale più importante di questa giornata. E poi c'è la partita che è stata, credo, ben giocata, ben interpretata. È stata una partita che da un punto di vista mentale non era facile perché 15 giorni fa li avevamo battuti e li avevamo battuti anche bene da un punto di vista della prestazione. Cambiato lo staff tecnico, la guida tecnica, cambiato il modo di sistema di gioco, sono rientrati giocatori importanti come Zanon, quindi è una partita che dovevamo interpretare così per poter far bene. Peccato magari averla tenuta più viva anche di quello che il campo a un certo punto ha detto. Peccato per l'espulsione di Matteo che con due falli ci ha costretto a giocare in 10 per l'ultimo quarto d'ora perché sono stati veramente due falli di gioco, però l'interpretazione dell'arbitro è tutta sua e noi ci prendiamo questi tre punti in uno scontro diretto perché anche se la prima giornata di scontro diretto si tratta contro una squadra che nel corso del campionato farà punti e noi oggi abbiamo fatto una partita da squadra vera, con intensità, con qualità anche tecnica, ma soprattutto con la voglia di non prendere gol che è stata la caratteristica di questi due anni e mezzo e che oggi ho rivisto in maniera importante. La gara l'ha vinta il Porto d'Ascoli e ha fatto un buon primo tempo, non ci sono dubbi. È chiaro che nel calcio, soprattutto a questi livelli, se regali quello che abbiamo fatto noi, abbiamo commesso due grosse ingenuità contro l'attacco e i giocatori di qualità che al Porto d'Ascoli in questa categoria non ti perdonano. Ma io più della partita parlerei un attimino
della situazione del mio avvento. Sono da pochi giorni sulla panchina dell'Avezzano, non ho la bacchetta magica, ci sono delle problematiche di natura fisica, di natura tecnica, di natura chiaramente quando si eredita un gruppo non costruito dal sottoscritto devo avere un attimino di tempo per conoscere pregi e difetti di questa squadra. Scorsini insomma reclama un po' di tempo perché effettivamente è arrivato da pochissimo sulla panchina dell'Avezzano. Prima ci scriveva un nostro telespettatore che era a Riviera delle Palme, ha detto 7 undicesimi squadra dello scorso anno, neanche un tiro in porta. Insomma, da lavorare c'è e ce n'è tanto per Scorsini, a cui facciamo un in bocca al lupo, così come lo facciamo ovviamente all'Avezzano, tutte le nostre compagini. Vediamo il prossimo turno, poi salutiamo Roberta e Stefano e lasciamo spazio ad Andrea e Paolo Renzetti per Pescara Avellino. Settimana prossima Avezzano-Montegiorgio, già partita che da non sbagliare. Hanno perso entrambe. Oh. Sì. Fano-Pineto, Matese-Nuova Florida, Roma-City-Porto d'Ascoli, San Benedese-Cinzia-Albalonga, Termoli-Tolentino, il Chieti-Vasse-Ligaglia contro la Vigor, la Vastese ospita il Trastevere, trasferta al Ditella per il Notaresco contro il Vasto Girardi. Seconda giornata di campionato che noi ovviamente seguiremo, così come seguiremo anche la Serie C, a cui lasciamo spazio adesso ringraziando Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao a tutti e buonasera, grazie. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao ciao. Grazie, grazie per essere stati con noi ragazzi. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Dopo al rientro troverete Andrea Costantini insieme ad un ospite e Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per l'inizio di Pescara Avellino, prima giornata del girone C di Serie C. In bocca al lupo al Pescara per questo che sarà un cammino lungo, difficile, che speriamo però sia anche vincente. L'Abruzzo del Pallone dedicato alla Serie D invece torna tra 7 giorni. Adesso l'Abruzzo del Pallone live, Pescara Avellino. A più tardi.